abbiamo perso 1-0, non abbiamo fatto bene come prima, come altre partite. Mi dispiace perché abbiamo perso. Come hai detto tu, è mancato qualcosa avanti, non abbiamo riuscito occasioni a fare gol. Va bene, arriva presto un'altra opportunità, a domenica contro la Pescara. È una partita sicuramente difficile, però noi cerchiamo di non fare errori come a Cremona. Come detto, abbiamo una buona opportunità per prendere altri 3 punti. Non abbiamo aspettato così che esce così Cremona, come l'anno scorso che non è successo mai che una squadra difende un po' a metà di loro. E noi proviamo ad attaccare, magari anche questo è un problema, non sappiamo come escono loro, però come detto vabbè, ci sta che perdiamo una partita, un giorno che è andato male, va bene, domenica c'è un'altra partita. Sì, ero arrabbiato perché non ho fatto bene, sicuramente non ho fatto bene, abbiamo perso 1-0, non posso essere felice, non posso essere calmo, mi dispiace perché non riuscito a dare un buon esempio. Dalla gente che guarda, da bambini, però io lo faccio uguale, o dopo la partita spogliatoio o a casa mia, non posso essere felice quando non gioco bene, quando mia squadra perde. Però come detto mi dispiace per tutti, prima per l'allenatore, per il direttore, per società, che gente può pensare che non ho rispetto, però vi assicuro che non è così. Il mister, il direttore, la società sanno benissimo che io rispetto ciò e con loro non ho problemi. Sono arrabbiato con me stesso, niente contro di mister. Mister è stato benissimo, abbiamo parlato il giorno dopo con il direttore, con l'allenatore, con tutti, e loro con compagni, i miei compagni sanno bene il mio carattere, quindi è tutto a posto, la squadra è tutto a posto. Ma aspettate un Pescara chiuso come la Cremonese? Non sappiamo questo, vediamo sicuramente che prepariamo partita anche così, vediamo come esce Cremona. Noi dobbiamo reagire bene, dobbiamo rispondere bene e provare a prendere 3 punti. Rispetto all'anno scorso abbiamo giocatori di qualità, abbiamo giocatori veri, soprattutto davanti, Da Cruz, Chaya, Scamacca. E poi anche dietro Petrucci, Cinocchi e tutti gli altri. Secondo me siamo una squadra forte forte questo anno. Noi proviamo ad andare a playoff e spero che riusciamo a fare.